pareggiato. Adesso si va dentro l'ultimo minuto del primo tempo. Hackett fuori per Ante, rinuncia al tiro dalla lunga distanza, vuole andare all'avvicinamento, molto per lui. Entrambe le squadre in bonus. Hackett vuole attaccare, dentro per Hunter, e qui c'è qualcuno che... un pizzico di aggressività ulteriore sulla rimessa di Siena, poi in Bacque va con la quarta stoppata della sua partita su Curno. Il tavolo di Vigiano, gli sfugge il pallone, Hunter è bravo a raccoglierlo ed è ancora più bravo ad appoggiare. Quello di Baron, incredibile del primo quarto. Curno è soltanto una finta, arriva il passaggio per Green che va da Vigiano, sotto per Res, trova lo spazio per suggerire l'assist a Otello Hunter. Roma comunque sta rispondendo con una finora più che soddisfacente stagione, mentre qui è più brava Siena a gestire il pallone in attacco, di rallentare la costruzione del gioco d'attacco di Siena. Ainz, c'è Mbakwe su di lui, si va da Hunter, non facile questa conclusione per Otello. Secondi alla termine del primo quarto con Green che vuole andare da Nelson, collante sì, ma anche un fattore sul piano realizzativo soprattutto nelle ultime partite. Qui buona la chiusura di con Osle e Mbakwe che di fatto si ostacolano permettendo il rimbalzo alla Montepaschi che vola in contropiede fino alla chiusura in layup di Otello Hunter. Il blocco a sinistra di Hunter, Jenning ricomincia ancora da Ainz, il suo duello con Goss, lo scarico di Ainz e la schiacciata di Hunter. Questa la... blocco di Nelson. Pallone ancora una volta consegnato al numero 17, la chiusura di Mbakwe, liberissimo in area Otello Hunter, e qui si vede tutta la... contro D'Ercole, sempre Franco Bollato a lui, gli nega questa ricezione, allora va Hunter con il pallone. Ainz va a sinistra, poi per Otello Hunter, nessuno chiude perché Gordon era andato sul play senese. L'abbiamo detto, occhio al finale di primo quarto. Si muove da lì, attacco fermo, si deve costruire un tiro da solo, lo sbaglia questa volta secondo ferro, bravo più di tutti Vigiano che trova il rimbalzo, serve Otello Hunter che appoggia il tabellone, subisce anche il fallo. Andrà di lì che commentatori как-то сказали, на площадке появилось два темнокожих спортсмена, Спенсер и Хейвуд.